Eccoci con Francesco Marino, come dire, l'autore o l'assassino di turno, quello che ha preteso, voluto e ha portato qui tutto il cast e la troupe. Raramente si muovono da Roma, Francesco, tanti personaggi importanti, Blasco Giurato, Franco Ferrini, Lorenzo Flaherty, vabbè, la produzione, la signora addirittura, la miss dal Marocco. Come è fatta, Francesco? Facci capire. Secondo me perché forse si mangia bene. Poi questa è una, mi ricorda la battuta di Massimo Troisi quando gli ho chiesto perché aveva scelto Lucera per fare il film Le vie del Signore sono finite e lui mi ha risposto: io tenevo uno zio a Napoli, un da Salerno, se lo faccio a Napoli si offende quello di Salerno, se lo faccio a Salerno l'ho fatto a Lucera. Tu ci hai dato una risposta sicuramente, ma ci saranno anche dei motivi Sì, sentimentali e assolutamente. emozionali. Diciamo che Lucera è la città di Volturino sostanzialmente, qui sono cresciuto, qui ho passato molta parte della mia vita, l'infanzia, ho frequentato le scuole qui a Lucera, e quindi le scuole, anche la villa spesso, e quindi è chiaro sì che mi sento a casa, e poi Lucera comunque, voglio dire, è una città bellissima, bisogna farla vedere al mondo, è importante questa cosa. Poi comunque qui ha girato già qualcun altro, oltre a Troisi, anche Bud Spencer, che voglio ricordare perché da Non poco è siamo andato insieme. via, e quindi niente, no, sono felice di girare questo film qui a Lucera. Spero che, insomma, sarà un successo per tutti quanti noi, perché questo non è il mio film, questo è il nostro film, perché il cinema è una macchina che prende molte persone, molti ambiti, e quindi è chiaro che bisogna dire: questo è il nostro film, non il mio film. Noi ti ringraziamo Francesco perché insieme all'amico ormai nostro, possiamo considerarlo tale, Salem, siamo contentissimi di ospitarvi, di avervi con noi e di darvi una mano per quello che è possibile. Tu conosci la mia, la disponibilità e quella, poi quella della città sarà uguale. Abbiamo con noi anche alcuni imprenditori, l'amico Gioacchino Marino che è amico anche di Angelo Bassi, ci supporterà per quanto riguarda la parte dei mezzi tecnici. Noi come Dalla Quindi, Salemi lo ringraziamo. di tutto, di più, grazie a voi. Buongiorno, ho ritrovato una persona con la quale ho avuto la bellissima esperienza sia in Calabria per il film Zane, sia qui per il procuratore. E sono contentissimo di averlo ritrovato, poi lo vedo particolarmente in forma e pronto all'uso. Allora, Lorenzo, bentornato. Grazie, grazie Germano, anche per me, sono molto contento di ritrovarti perché abbiamo fatto delle esperienze incredibilmente belle e sicuramente anche questa di questo film sarà altrettanto importante e bella. Bene, allora ci vediamo il 3 luglio. Assolutamente sì, In bocca al lupo, assolutamente. in bocca al lupo. Ciao, grazie. Salem, io ho avuto il piacere di conoscerti ieri sera, ma credo che a pelle si capisce subito se una persona c'è sintonia, c'è possibilità di collaborare. Io ho trovato in te una persona davvero aperta, che è voluta venire qui a onorarci della sua presenza, del suo aiuto, della sua collaborazione, e noi ci auguriamo di portare quella fortuna che tu hai detto prima, luce, di portare tanta tanta fortuna a questo film che tu stai per fare. Ti ringraziamo e vuoi salutare i nostri amici? Grazie per tutto, grazie per la possibilità di venire qua e di fare questo film. Tra il Marocco e l'Italia c'è un'amicizia da tanti anni. Il Marocco è stato il paese che ha aperto la porta a tutti gli italiani scappati dal fascismo di Mussolini. Dunque c'era una grande comunità in Marocco di italiani in Marocco, c'è ancora una scuola italiana e c'è molta amicizia tra i due paesi. La nostra presenza qua viene a confermare questo. E poi nella storia del film c'è un antiquario italiano con un antiquario salambè marocchino. Sarà bello. Vi lascio una sorpresa da vedere nel film. Grazie. Grazie a te, Salem. Blasco, per la prima volta a Lucera hai avuto un'impressione positiva, almeno nel primo approccio. Prima volta a Nocera ed sono veramente rattristato perché è un paese che cui dovete far conoscere. Io che ho girato tutto il mondo, questo paese ci sono stato forse di passaggio molti anni fa,
ma senza mai soffermarmi sulle vostre bellezze. Ho visto delle cose meravigliose. Secondo me dovete impegnarvi a pubblicizzare, a farle conoscere. Ma per, sicuramente, perché è uno dei posti veramente più affascinanti della Puglia. Tra l'altro si confonde anche Nocera con Lucera. Sì, anche questo è un fa, però sai, basta farci l'abitudine e poi venire qui. Comunque dai, speriamo di valorizzarli noi in questo film. Grazie, ovviamente è una cosa che sicuramente ci farà bene. Ma sicuramente, capito. Grazie Blasco, in bocca al lupo. Grazie. Buongiorno, allora tra il pubblico, ma sicuramente nel cast del film avrà anche un ruolo abbastanza importante ed incisivo, c'è questa carissima e bellissima Susi. Buongiorno, presentati. Susi Stefanizzi, e io, per me insomma è una grande emozione, più delle altre volte, perché è il mio debutto nel cinema, quindi che dire, voglio solo fare adesso. E niente, allora devi stare qui con noi, sì. Devi ovviamente farti vedere in giro per la nostra città, se hai bisogno, i nostri concittadini sono ospitalissimi, sì, quindi qualunque cosa di cui hai bisogno siamo a disposizione. Grazie a te per essere qui. Siamo con Fati, Miss Mondo Arabo 2014, protagonista importante del film, è venuta appositamente dal Marocco per salutare il pubblico di Lucera e lo farà in francese, poi faremo i sottotitoli in italiano. Bonjour, je suis très contente d'être ici à Lucera et heureuse aussi de participer dans la Corniche. C'est un film qui est juste magnifique, qui parle de l'art. C'est un film aussi maroco-italien et j'ai un rôle qui est juste magnifique aussi et je suis très heureuse d'être parmi vous. Thank you. Italiano, ciao. Ciao.